È facile capire un'immagine, tutti possono comprendere un'immagine. In ogni lingua una mela ha la stessa immagine, ma non lo stesso linguaggio per riconoscerla. Oggi un nuovo e moderno strumento ci può essere di aiuto per la gestione dei nostri ragazzi speciali. È Taskable, una semplice app gratuita per smartphone e Android. Questa app, vorrei sottolineare, funziona sulla base delle esperienze raccolte presso i nostri associati. Come funziona? Sappiamo che i soggetti autistici, a cui molto spesso manca la parola e non comprendono le nostre parole, hanno per fortuna memoria visiva. Abbiamo tutti imparato a comunicare con loro, con le immagini, e continueremo a farlo. Con Taskable queste immagini diventano tantissime, immediatamente disponibili e facili da trovare. La possibilità di raggruppare le immagini in categorie e sottocategorie ne agevola la ricerca, e il fatto di poter inserire in uno scatto cose o persone che sono già familiari alla persona con autismo facilita la reciproca comunicazione. A Taskable vogliamo assegnare tre punti di forza. Questi sono l'immediatezza d'uso, la plasmabilità e la reciprocità. L'interfaccia di Taskable è di facile comprensione proprio per favorirne la sua comprensione immediata. All'interno di Taskable i simboli sono semplici proprio per dare possibilità alla persona comprendere maggiormente ciò che si chiede e ciò che deve fare. Altro punto di forza di Taskable è la plasmabilità alla persona. Si presenta in un piccolo dispositivo come un contenitore vuoto che deve essere comunque riempito di foto, immagini, disegni o contenuti creati per la persona stessa in base al suo livello di comprensione. Possiamo creare un vocabolario specifico di immediato utilizzo per la persona per facilitare le sue competenze comunicative, ma anche la sua comprensione delle attività di vita quotidiana. Un vantaggio significativo è la possibilità di rendere la comunicazione reciproca. Attraverso la creazione di specifiche attività e l'introduzione di specifici contenuti visivi possiamo favorire la comprensione delle informazioni che diamo, ma possiamo anche facilitare l'espressione di necessità e di bisogni. Essenzialmente io potrò capire dalla comunicazione visiva che viene data di che cosa la persona ha bisogno, dove vuole andare o per esempio chi vuole incontrare.